Nella continuità territoriale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si legge una delle anime della 20ª regione d'Italia. 20ª in ordine di tempo, perché fino al 1963 il Molise non era un'istituzione, ma un'area suddivisa fra altri confini amministrativi. Anche per questo motivo, esplorare i suoi 4.400 km quadrati significa scoprire angoli d'Italia inaspettati e fieri della propria individualità. Così come accade nell'area abruzzese del Parco Nazionale, la ricchezza d'acqua ha permesso la nascita di laghi artificiali. Da un lato, la catena delle Mainarde segna la via per raggiungere il Lazio. Dall'altro, il borgo di Castel San Vincenzo invita a inerpicarsi tra le montagne e le valli del Molise. Già dall'VIII secolo qui si sviluppò una comunità monastica che lasciò il segno con l'abbazia di San Vincenzo al Volturno. Fu distrutta e ricostruita più volte fino al restauro della chiesa avvenuto nel Novecento. Alla storia dell'abbazia è legata anche la nascita del paese di Cerro al Volturno. Si narra infatti che sia stato un abate di San Vincenzo a fondare il primo nucleo dell'abitato. La costruzione del castello sarebbe iniziata soltanto nel 400, ispirandosi alle più antiche fortezze medievali. La storia del Volturno trova un narratore anche nelle antiche fortificazioni di Scapoli. Questo borgo arroccato mantiene molte caratteristiche del nucleo medievale, come il cammino di ronda che circonda tutto il perimetro della rocca. All'interno delle mura, la tradizione fa risuonare lo strumento simbolo di Scapoli. I miei nonni sono zampognari, mio padre è uno zampognaro e viviamo in un paese di zampognari e ci dedichiamo a cercare di mandare avanti questa tradizione. Una tradizione antichissima che rivive nel lavoro degli artigiani di Scapoli. Le zampogne sono da secoli al centro della vita pastorale, colonna sonora millenaria di un'attività che qui si svolge da sempre. La valorizzazione della cultura locale passa anche per un festival di richiamo internazionale che si svolge alla fine di luglio, mentre per tutto l'anno il Museo della Zampogna racconta le origini e la diffusione di questo strumento. Ma il territorio nei dintorni non era attraversato soltanto dai pastori e dalle loro greggi. Quello che oggi sembra un angolo di tranquillità era un tempo un luogo di passaggio molto frequentato. I monaci benedettini di San Vincenzo fondarono il primo nucleo di Colli a Volturno in una posizione strategica e successivamente diverse famiglie feudali governarono il borgo e il suo territorio. L'area del Volturno deve il nome al fiume maggiore dell'Italia meridionale per portata e lunghezza, che attraversa l'area occidentale del Molise. Qui molti paesi hanno ancora il volto dell'età feudale, quando le case si stringevano attorno al castello e alla chiesa. Lo ricordano la torre e il campanile di Macchia di Isernia, che si innalzano affiancate al centro del borgo antico.
Ci sono luoghi che sembrano disegnati apposta per rendere speciale un viaggio in queste terre. Montagne che sovrastano paesi dalla forma inconfondibile, come quella allungata e compatta di Monte Roduni. Anche il suo castello assomiglia a quelli delle fiabe, con le quattro torri circolari e il volto rinascimentale dei rifacimenti. Ma lungo il cammino si incontrano anche segni di un passato più recente, che inizia nell'Ottocento con la storia di una serie di apparizioni cui seguì la nascita di un grande luogo di culto. Il Santuario della Addolorata è oggi uno dei centri della spiritualità molisana. La pietra bianca locale si slancia verso il cielo con le sue forme neogotiche, non lontano dalla città di Isernia. Con poco più di 20.000 abitanti, il capoluogo della provincia di Isernia è l'erede moderna di una città cresciuta fra due profondi valloni. Stretto e lungo, l'abitato nasconde con il volto attuale le testimonianze delle origini, in seguito ai terremoti che più volte portarono alla sua ricostruzione. Dal 1970 Isernia è il capoluogo della provincia che ricalca parte del territorio anticamente abitato dai Sanniti. Questo popolo italico resistette a lungo contro la conquista romana. Del periodo che seguì la loro sconfitta rimasero opere pubbliche e luoghi di culto, come il tempio dove fu costruito l'eremo intitolato ai santi Cosma e Damiano. Dopo le invasioni barbariche, nel Medioevo la città era tornata al suo ruolo di riferimento sul territorio. Con vicende alterne, diverse zone nei dintorni appartennero al feudo di Isernia. Uno dei borghi che legò alla città un capitolo della propria storia fu Pesche. Di quell'epoca sopravvivono i resti del castello arroccato immerso nella vegetazione. Il nome di Pesche deriva da Pesculum, che in antichità indicava la roccia su cui sorsero i paesi. Per questo motivo, nei paesaggi di montagna, non è raro incontrare località che richiamano la loro posizione arroccata. Accade anche a Pescolanciano, dove si innalza una delle maggiori fortezze della regione. Nel Cinquecento, il governo feudale passò alla famiglia dei D'Alessandro, che contribuì a fortificare il castello sorto intorno all'anno 1000. Una serie di strutture distinte fu così unita formando la pianta esagonale. Pochi chilometri più a nord, fra le montagne, si innalza l'anfiteatro roccioso che accoglie il paese di Pietrabondante. A oltre 1000 metri d'altitudine, le case si contendono lo spazio con le cime appuntite, le morge, tra le quali svetta la chiesa dell'Assurda. Ciò che ha reso celebre la pietra di questo luogo non sta soltanto nelle punte che dominano l'abitato, ma nella presenza di un antico insediamento sannitico.
Ai suoi piedi, infatti, si stende una delle più vaste aree archeologiche della regione. Le campane sono un simbolo di Agnone, protagoniste dei tanti campanili che scandiscono il profilo dell'abitato. Le sue origini si perdono tra ipotesi e leggende, ma dall'antichità a oggi i secoli hanno stratificato i capitoli del suo peso storico e culturale. Da qualunque angolazione la si osservi, almeno un campanile si lascia ammirare in questo scrigno che, per la presenza di intellettuali e letterati, si guadagnò l'appellativo di Atene del Sannio. Una delle chiese più importanti è quella quattrocentesca di Sant'Emidio, con il portale gotico realizzato da artisti locali. Alla bellezza architettonica di Agnone contribuirono anche maestranze veneziane, come dimostra il simbolo del leone. Ma quando si parla di simboli agnonesi, il pensiero corre alle sue campane, eredi di una lunga tradizione che un museo ripercorre in tutte le sue fasi, dagli strumenti per la lavorazione ai pezzi più antichi. Una tradizione che non implica soltanto la capacità tecnica, ma anche l'affetto e la spiritualità legata a oggetti dal valore immateriale. Le campane in Agnone si fanno dall'anno 1000. La fonderia Marinelli dal 1339 fa campane ininterrottamente. Le campane di Agnone hanno un particolare suono. Noi diciamo che le nostre campane hanno un'anima. Un'anima che da secoli fa arrivare i suoi rintocchi sempre più lontano, ben oltre i confini d'Agnone e dell'Italia. Da decine di generazioni si rinnova una lavorazione che richiede un nuovo stampo per ogni nuova campana. Il risultato di mesi di lavoro artigianale e di attesa è una serie di pezzi unici che non potranno mai essere identici a nessun altro. Il viaggio alla scoperta delle unicità del Molise prosegue in direzione della costa, attraversando il territorio orientale della regione, non lontano dal confine con l'Abruzzo. Se ad Agnone era sinonimo di campane, in un'area più ampia, il bronzo ricorda, con i ritrovamenti archeologici, gli antichi insediamenti nella zona che oggi accoglie anche il borgo di Trivento. Il centro storico si stringe con i palazzi antichi nella parte più alta della collina. Una lunga scalinata si arrampica fra le case e raggiunge la cattedrale romanica intitolata Nazario Eccelso. Il suo campanile si innalza nel punto che ha rivelato resti di precedenti luoghi di culto, ricostruiti qui fin dall'antichità. Scoprire i borghi e i paesaggi del Molise significa sperimentare una contraddizione. Qui, dove ogni paese sembra isolato in uno spazio immenso, la superficie regionale supera per ampiezza soltanto quella della Valle d'Aosta. È come se le nuove strade e la modernità non fossero riuscite che a scalfire in minima parte l'autenticità di una regione ricca di storia che mantiene il volto del suo passato. Al di là dei boschi e delle colline, un altro paese immerso fra gli uliveti
appare con le proprie tradizioni, le usanze e una storia da raccontare. Si narra che il feudatario di Civita Campomarano ricevette il castello come ricompensa per avere favorito, con un inganno, la vittoria di Alfonso I d'Aragona, permettendogli di conquistare il regno di Napoli. Gran parte del territorio del Molise seguì le vicende del regno borbonico fino all'unità d'Italia. In questi scenari impregnati di vita contadina, uno scrittore molisano, Francesco Iovine, ambientò con realismo le vicende umane protagoniste dei suoi romanzi. Lo scrittore era nato a Guardialfiera all'inizio del Novecento, quando il bacino artificiale ancora non esisteva. Il borgo si sviluppò nel Medioevo attorno a una fortezza che doveva difendere la valle scavata dal fiume Biferno. Si pensa che di qui sia passato Annibale durante la Seconda Guerra Punica. Il ponte sul Biferno, che il condottiero avrebbe attraversato, fu sommerso negli anni 70 per realizzare il lago artificiale. Oggi l'attraversa un'importante arteria stradale, con un viadotto che si allunga sull'acqua per quasi 8 chilometri. Il Biferno è il fiume maggiore che scorre interamente nel territorio molisano. Il suo corso indica la strada per raggiungere la costa adriatica. A nord della foce si staglia all'orizzonte la principale località marittima della regione. Termoli è l'unico centro portuale del Molise e la seconda città per popolazione dopo Campobasso. Il nucleo storico si concentra su un promontorio dove le case del borgo antico si stringono all'interno della cinta muraria. Le opere di difesa della città si svilupparono soprattutto nel 200, quando Federico II fece del porto di Termoli uno snodo commerciale e uno dei luoghi di imbarco per le crociate. Allo stesso periodo risale la costruzione del castello, mentre nel XII secolo fu eretta la cattedrale, una delle maggiori chiese romaniche della regione. Termoli si trova al centro dei 38 chilometri di sabbia bagnata dal mare Adriatico. La vicinanza alla costa ha favorito storicamente anche i contatti con il Mediterraneo e con i suoi popoli. Delle migrazioni che nel Settecento interessarono il Sud Italia, rimane traccia viva nel Basso Molise, come a Ururi. Qui la lingua di origine albanese è parte integrante dell'identità locale. Ma il Molise resta soprattutto una regione di terra, con radici contadine e pastorali più che marinare. Sulle colline e sulle poche aree pianeggianti si stendono i colori caldi dell'agricoltura punteggiati dalle masserie, le strutture al centro di grandi latifondi che per secoli hanno scandito il ritmo dell'economia contadina. Già in epoca romana, la ricchezza delle risorse agricole aveva fatto di Larino un importante centro economico. Nel Medioevo,
gli abitanti si insediarono su un'altura per difendersi dagli attacchi ungari e saraceni. Il nucleo medievale si trova a breve distanza dal luogo dove era cresciuta la città romana. Qui, tra palazzi moderni, spicca il profilo ellittico dell'anfiteatro, riportato alla luce dagli scavi promossi nel Novecento. Tra i maggiori edifici pubblici molisani d'età romana, poteva accogliere ben 18.000 spettatori. Ma in età antica, un'altra città era destinata a crescere fino a diventare il capoluogo regionale. I secoli in cui Campobasso si sviluppò lasciano un segno multiforme nel tessuto urbano. Al 400 risale la costruzione del castello voluta dalla famiglia Monforte, che contribuì alla ricchezza della città. Per erigere la fortezza, il conte Cola promosse ingenti lavori, cosa che tuttavia non evitò il passaggio del governo dagli alleati angioini agli aragonesi. Ai piedi del castello, la chiesa romanica di San Giorgio rimase il maggiore luogo di culto del Medioevo. È intitolata al patrono di Campobasso, al quale è attribuito il miracoloso salvataggio dei cittadini in una battaglia del 200. Le tortuose scalinate che salgono fino alla chiesa si inerpicano nel borgo medievale. Lo sviluppo urbano dei secoli successivi scese sempre più a valle. Nell'area pianeggiante, fra 7 e 800, sorsero i palazzi e le ville nobiliari che realizzarono il sogno di una città giardino, ricca di spazi verdi e ariosi dove crescono alberi secolari. Ma il patrimonio culturale di Campobasso include anche la testimonianza delle proprie origini. Nel cuore del centro storico, le sale del Museo Sannitico accolgono centinaia di reperti che svelano numerosi aspetti della vita quotidiana del popolo italico. Un popolo che i Romani riuscirono a sconfiggere soltanto dopo aspre battaglie. Le tre guerre sannitiche che ebbero luogo tra il V e il IV secolo a.C. rischiarono di modificare la storia stessa della colonizzazione del sud Italia. Ma l'esercito romano ne uscì vincitore e avviò un lento processo di integrazione nella Repubblica. Le guerre distrussero anche l'antica Saipins, non lontano da Campobasso. I Romani ricostruirono la città dandole il nome di Sepinum. La conservazione del teatro, circondato da palazzi eretti nel Settecento, testimonia che questi antichi edifici sono rimasti un luogo vivo per 2000 anni. La zona archeologica di Sepinum conserva le aree principali in cui era suddivisa la città, dagli edifici pubblici del foro alle terme. Scoprire questi luoghi
significa restituire idealmente al Molise il valore che merita, il valore di una regione che ora, al termine del viaggio, non sembra più così piccola, perché in fondo sa essere magnifica, come accade agli altri infiniti angoli della magnifica Italia.